Io credo che l'Avellino, al di là del valore dell'Empoli, ma io credo che l'Avellino sia una squadra forse quest'anno costruita bene nel senso che comunque c'è stato molto più, si vede che c'è stato anche la mano dell'allenatore di esperienza, si è partito in anticipo, si è cercato comunque di formare una rosa con diversi giocatori nel doppio ruolo. Quindi credo che questo ha aiutato anche molto l'esperienza dell'allenatore, sicuramente di Walter, perché è un allenatore scafato, navigato, preparato, bravo. Quindi lui, essendo anche un irpino, essendo uno che è nato ad Avellino e poi ha vissuto l'esperienza della Serie A per tanti anni, credo che ha anche una voglia matta di fare bene. Si sfideranno due attacchi straordinari, da un lato Ardemagni, Morosini e Castaldo, dall'altro Caputo e Donnarumma, lo spettacolo è assicurato. Ma a volte, sai, quando ci sono degli attacchi così forti, poi alla fine ci sono anche le difese che magari neutralizzano gli attaccanti. Io credo che comunque Donnarumma e Caputo siano due giocatori importanti per questa categoria, ma lo stesso anche Ardemagni, lo stesso Castaldo, insomma, giocatori che all'Avellino sono giocatori di grande. Poi, tra l'altro, Matteo sta facendo molto bene. Da doppio ex, il pronostico di Salvatore Campilongo, la spunta Vivarini o Novellino? Piazze che in simbiosi hanno fatto un po' la storia mia da calciatore e da allenatore. Io spero soltanto che ci sia una grande partita, ci sia una partita importante, una partita bella da vedere, di grande rispetto tra tutte e due squadre. Credo che in questo momento posso dire vinca il migliore, con un leggero vantaggio forse, ecco, un po' per l'Avellino, perché sono campano.